Siamo a proseguire la serie della scuola capovolta in cui gli allievi preparano una relazione su un tema e la espongono ai compagni al posto del professore. Finora soltanto uno dei maschi ha avuto il coraggio di mettersi in vista, mettersi in gioco con questa serie di presentazioni, mentre le femminucce sono già state molto più presenti. Quindi in questo caso dovrò sostituire Pietro Marin, che ha fatto comunque una bella ricerca su John Hertfield, il cui nome originario era Helmut Hertzfeld, e cominciamo a presentarlo. Il tema è il fotomontaggio satirico, perché Hertfeld, artista, fotografo, è stato però un innovatore del genere perché usava la fotografia come strumento, come mezzo, per creare dei messaggi più complessi proprio tramite il fotomontaggio. Vediamo come. Partiamo dall'infanzia. Eccolo qui, questo è un ritratto che gli ha fatto tra l'altro Alexander Rodchenko, altro grande artista del fotomontaggio, nel 1931. Dunque, nasce a Berlino con il nome di Helmut Hertzfeld nel 1891. La madre è una lavoratrice tessile, il padre è poeta e scrittore, è iscritto al Partito Socialista. Purtroppo il padre viene condannato per blasfemia, evidentemente deve essere stato sentito a bestemmiare in pubblico, e questo costringe la famiglia a scappare in Svizzera. La gioventù, l'infanzia di questo artista è molto tribolata, peraltro come tanti altri artisti e fotografi che abbiamo conosciuto e conosceremo. Nel 1896 nasce il fratello Helmut e questa nascita porta la famiglia a trasferirsi in una baita di montagna in Austria, vicino a Salisburgo. Nel 1989 i genitori non possono più seguire i figli, c'è un dramma in famiglia, e affidano Helmut e i fratelli al borgomastro, cioè il sindaco del villaggio in cui si trova, e verranno allevati da sua moglie. Gli studi e i primi lavori. All'età di 14 anni lascia la scuola e inizia a lavorare presso un libraio, quindi ha occasione di farsi comunque una cultura attraverso le letture nei momenti liberi della sua attività. A 16 anni, nel 1907, inizia la carriera artistica, lavorando nello studio di un pittore locale. Vedete che la pittura nella storia della fotografia ritorna in continuazione. La capacità di osservare e riprodurre la realtà attraverso il disegno e la pittura è una grande scuola di composizione, di buon gusto, di luce per molti fotografi. 2 anni dopo, mentre il padre muore in esilio all'insaputa dei figli, quindi vedete una storia veramente tristissima, Hertzfeld frequenta la scuola delle arti applicate a Monaco di Baviera. Abbiamo già sentito parlare di questa scuola, una scuola di altissimo livello. E si realizza nella realizzazione di poster. I poster sono manifesti che possono essere utilizzati sia a scopo di pubblicità commerciale, sia a scopo decorativo o puramente di piacere artistico. Nel 1912 trova lavoro come designer a Mannheim, dove realizza le sue prime copertine di libri, e nell'anno seguente si trasferisce a Berlino per studiare. Quindi vedete che il ragazzo ha una predisposizione culturale comunque molto solida e una grande volontà, perché dovendo mantenersi da solo e studiare, vi garantisco per esperienza personale che non è affatto facile. Nell'immagine qui in fianco vediamo Ernst Neumann, in una fotografia del 1905,
fisico, matematico e cristallografo, che è stato compagno di studi di Hertzfeld. L'incontro con Grosz. Scusate, le mie pronunce sono un po' approssimative, ma soprattutto per il tedesco e il russo, cerco di fare del mio meglio. Scoppia la prima guerra mondiale. Wieland, il fratello minore di Helmut, viene arruolato nell'esercito tedesco e combatte sul fronte occidentale. Assieme ad alcuni compagni disertori, tornerà a Berlino per preparare alcuni lavori contro la guerra. La guerra è brutta, ci vuole coraggio a combatterla, ma ancora più coraggio a disertarla non da fifoni, non da vigliacchi, ma combattere chi vuole la guerra. Un anno più tardi anche Helmut viene arruolato nella fanteria. Torna a Berlino e nel 1917, quando la guerra si spera che sia lì lì per finire, Helmut conosce Georg Grosz, 2 anni più giovane di lui, considerato l'unico artista che conta. Questo artista berlinese, Grosz, già da tempo è impegnato in opere di carattere politico-sociale. Quindi vedete che l'arte messa al servizio della comunicazione di qualche cosa di importante, socialmente utile. Helmut, riconoscendo l'impegno politico come principale finalità dell'artista, distrugge tutti i suoi precedenti lavori, cioè si rende conto che i lavori che ha fatto fino allora avevano una finalità puramente estetica o puramente commerciale e li distrugge. Decide di impegnare tutta la sua abilità artistica nell'arte di comunicare qualcosa di socialmente utile. Cambia nome. In quegli anni, e anche per molti anni di seguito, in Germania viene alimentato l'odio contro gli inglesi per giustificare l'idea di una guerra. È sempre così. Per protesta, Helmut Herzfeld, questo è il suo nome, diciamo, di battesimo, lui era cattolico, cambia il suo nome, evidentemente tedesco, con un nome inglese, John Herfield, e contemporaneamente il fratello Wieland cambia cognome in Herzfelde. Qui cominciamo a vedere alcuni dei fotomontaggi, permettetemi, pazzeschi, di questo che da adesso chiameremo con il suo nome d'arte John Herfield, in cui si vede Hitler che sta affilando un coltello per fare secco quel tacchino, suppongo sia un tacchino, e la vignetta, il titolo dice Non temere, è vegetariano, come dire, ragazzi miei, facciamoci attenzione. Nel 1917 nasce la Die Neue Jugend, la Nuova Gioventù, rivista d'arte pacifista. La nuova casa editrice fondata dai fratelli Herzfeld diventerà famosa negli anni per la pubblicazione dei lavori di Grosz, oltre che di quelli di molti altri artisti di sinistra, pacifisti. Helmut ora si firma John Herfield e si occupa del design delle copertine, come ricorda lo stesso fratello Wieland. È un periodo di intensa collaborazione con Grosz e collaborano a molti fotomontaggi. I lavori di questo periodo sono riconoscibili con la doppia firma Grosz-Herfield-Mont, cioè fotomontaggi di Grosz e Herfield. Qui vediamo la copertina di un giornale del movimento Dada, di cui parliamo tra un attimo. Wieland Herzfeld, che è il nuovo cognome scelto dal fratello, che vediamo qui, dice: quando Hertfield cominciò a creare copertine con fotografie per Malik Verlag, non lo faceva come dadaista, cioè non pensava a una corrente artistica, né pensava ai fotomontaggi come un'espressione puramente estetica. Voleva comunicare un'immagine dell'autore o del tema del libro che comunque potesse capire chiunque.
Questo portò a combinare assieme varie fotografie e infine a quella tecnica di cui è stato l'unico maestro e che in seguito sarà nota come fotomontaggio. KPD. Nel 1918 la guerra finisce. I tre si iscrivono all'appena nato Partito Comunista di Germania, il KPD. E da allora fino alla repressione nazista continueranno incessantemente a produrre scritti, disegni, poster e altro materiale per il partito. Nel 1920 collabora alla realizzazione della Fiera Internazionale Dada, al quale lui stesso partecipa. Il dadaismo. In questi anni John Hertfried è ormai una figura importante nei circoli artistici dell'avanguardia berlinese e insieme a George Grosz e altri famosi artisti fonda il movimento dadaista berlinese. Nella Berlino del dopoguerra il Dada assume un tono fortemente politico e aggressivo. Non sopporta questa bellicosità del governo tedesco. Heitz. Hertfield inizia a lavorare per il settimanale propagandistico AIZ, acronimo di Arbeiter Illustrierte Zeitung, giornale illustrato dei lavoratori, di cui qui vediamo una copertina molto significativa, in cui si vede che uno dei più alti esponenti dell'industria tedesca tiene Hitler come un burattino ai suoi ordini. La rivista Heitz ha un tale successo in Germania che anche i nazisti creano la loro ABZ, Arbeiter Bilder Zeitung, un giornale per immagini dei lavoratori, per contrastare le contestazioni di Heitz. Tra il 1929 e il 1938, quindi 9 anni, Hertfield produrrà incessantemente materiale per la rivista. Molte delle sue opere più famose, in particolar modo quelle contro Hitler e la violenza del nazismo, compariranno in queste pagine. Il fotomontaggio. Facciamo un passetto indietro di un bel po' di anni, almeno 80 anni prima. Il fotomontaggio nasce con i pionieri della fotografia, Rylander e Robinson, che abbiamo già visto all'inizio della storia della fotografia. Lo scopo del fotomontaggio delle origini era quello di non farsi vedere, cioè non si doveva capire che era un fotomontaggio, come vediamo per esempio in questa fotografia di Robinson, Fading Away, in cui abbiamo la composizione di 5 diverse immagini che devono sembrare assolutamente realistiche, come se fossero state scattate in quel momento in un'unica posa. Il complesso e laborioso trucco fotografico dei pittorialisti cerca di far sembrare reale qualcosa di irreale. Questo non era lo scopo dei fotomontaggi di Hertfield. Vediamo qui una copertina di Heitz di John Hertfield. Cosa vediamo? Vediamo Hitler come se fosse in una radiografia, con l'esofago e la pancia, l'intestino, pieno di monete d'oro. Chiaramente qui non c'è nulla di realistico, è evidente che si tratta di un trucco, ma il messaggio vuole essere chiaro e diretto anche a chi non sa leggere messaggi politici complessi o discorsi troppo impegnativi. Vediamo qui un altro fotomontaggio. A destra Goebbels, ministro della propaganda dell'informazione, quello che cercava in tutti i modi di contrastare Hertfield e Grosz, per passare ovviamente i messaggi del nazismo. E a sinistra vediamo una copertina di Heitz che dice: Illuminiamo l'oscurità della notte, come se fosse appunto uno slogan di Goebbels. Non occorreva mettere il nome perché tutti lo conoscevano e come vedete il modo di illuminare il buio della notte di Goebbels è praticamente dare fuoco a tutto. La strategia della distruzione.
Anche qui un altro fotomontaggio, a sinistra vediamo Hermann Göring, maresciallo del Reich, cioè di Hitler, e questa è la foto originale che è stata elaborata, vedete anche la mano in una posizione diversa, è stata elaborata da Hatfield per far capire che questi personaggi hanno una sola intenzione, dare fuoco al mondo. La repressione nazista. Chiaramente Hitler non può sopportare questo tipo di interventi, queste continue prese in giro. Nel 1933, poco dopo l'ascesa di Hitler, i reparti d'assalto occupano l'abitazione di Hatfield, che è costretto a fuggire a Praga. Un anno dopo, Hatfield sarà privato della cittadinanza tedesca. Anche Heitz, la rivista, dovrà spostare la sua sede nella capitale cecoslovacca. La propaganda e la repressione nazista limiteranno notevolmente la diffusione del giornale portato clandestinamente in Germania, ma l'occupazione tedesca della Cecoslovacchia costringerà Heitz a chiudere anche lì definitivamente. Inghilterra. Ecco, questo è il nostro Hatfield a Londra in una foto di un documento nel 1950, però in realtà ha dovuto andarci molto prima. Trova rifugio a Londra, dovendo scappare anche dalla Cecoslovacchia, chiaramente, e collabora subito, praticamente pur essendo poco conosciuto, con alcune importanti riviste e incontra Gertrude, che diventerà la terza moglie. Con l'entrata in guerra dell'Inghilterra, le autorità britanniche iniziano ad essere sospettose di questi artisti che lavorano in ambito politico, per cui per un certo periodo di tempo lo internano in una specie di campo assieme ad altri amici rifugiati tedeschi. Purtroppo però si peggiorano continuamente le sue condizioni di salute, per cui a un certo momento, dopo un periodo in ospedale, viene rilasciato e può tornare al suo lavoro. Ritorno in patria. Nel 1950 torna nella Germania dell'Est, dapprima a Lipsia e poi a Berlino. Qui vediamo un francobollo dedicato a lui, al merito delle sue straordinarie opere pacifiste. Il suo tipo di fotomontaggio sarà criticato nei paesi dell'Est e anche qui non ha vita facile, perché poco in linea con i principi del realismo socialista. Il realismo socialista tende a voler mostrare le cose apparentemente naturali. Abbiamo visto anche nella storia di Rodchenko che ha fatto la stessa fine a causa dei suoi fotomontaggi. Per fortuna nel 1960 Hatfield viene nominato professore all'Accademia dell'Arte e diventa membro onorario dell'Associazione Tedesca degli Artisti e Grafici. E nel 1961 finalmente gli viene riconosciuto quello che è il suo valore principale, meritando il premio per la pace della Repubblica Democratica Tedesca. Negli anni 60 si tengono numerose mostre delle sue opere in diverse città europee, Varsavia, Cracovia, Praga, Bratislava, Roma e Budapest. Nel 1964, finalmente, quello che per lui è stato fino a quel momento solo un nome d'arte, gli viene riconosciuto e ufficializzato come nome e cognome reale, valido all'anagrafe, e quindi John Hatfield finalmente può essere scritto anche sulla carta d'identità. Muore a Berlino il 26 aprile del 1968 all'età di 76 anni. Curiosità, qui vediamo una delle sue straordinarie copertine di questo omino fatto di pezzi meccanici che corre all'impazzata, quindi vedete che il fotomontaggio satirico ha sempre anche degli elementi buffi al suo interno per trasmettere un certo messaggio. Dunque, la sillaba Mont è abbreviazione di Montiert, che in tedesco vuol dire montato, assemblato, ma non fa riferimento
alla tecnica usata da Hertfield, nel senso che quando lui si firma Mont Hertfield, si riferisce non tanto al termine fotomontaggio, ma al modo amichevole con cui lo chiamavano gli amici, come montatore meccanico, perché lui quando lavorava adottava, cioè era abituato a indossare una tuta da officina. E con questo è tutto. Abbiamo visto molto velocemente questo artista e abbiamo adesso tutti gli elementi per confrontarlo con gli altri suoi contemporanei. Vi aspetto alla prossima puntata della Scuola Capovolta, sperando che questa volta uno degli allievi maschi di questa scuola si decida a mettersi in gioco e presentare lui direttamente la ricerca che ha fatto. Comunque ringrazio Pietro per il suo lavoro, molto ben fatto, una bella ricerca, e arrivederci a presto.